Ciao a tutti, sono Davide di Cotto al Dente. Oggi vi propongo un allenamento challenge, sarà una HIIT coi pesi da circa 45 minuti. Si comincia con l'addome, poi un circuito alta intensità con delle challenge in mezzo. Pronti a iniziare? Livello avanzato. Sono carico già oggi, ve lo dico. Ve lo dico che oggi sono carico. Ho messo un workout di quelli belli. Il cappellino vi indica due cose, che mi sono svegliato felice perché ha i colori e vi indica che sarà così. Parto prima di tutto ricordandovi le quattro regole di oggi. Attenzione alla regola 3. Attenzione alla regola 3. E niente, ci terrei a fare subito gli auguri a una persona, a un ragazzo che ho conosciuto in questi anni. Marco, che dire, questo allenamento te lo dedico completamente. Tanti auguri a Marco per te. Bene, cominciamo a scaldarci? Dai, cominciamo a scaldarci. Dov'è? Qua. Apro e chiudo. Apro e chiudo. Oggi ci divertiamo. Ok, così poi ruoto avanti e poi ruoto indietro. Adesso vi aumento anche la musica, eh? Mi sentite bene? Vi chiedo solamente questa cosa per capire. Buongiorno anche da Zurigo, buona Epifania, buongiorno, vi chiedo solo sta cosa, intanto continuate a ruotare. Ok, benissimo, buongiorno con il cappellino, sì, mi sentono, gambe, porto su e giù. Fatemi vedere, sì, ok, si sente bene, perfetto. Apro la gamba, partiamo dalla destra, la apro 4-5 volte. Servono i pesi, eh? Servono i pesi. Hop, hop, ruoto il bacino da un lato e ruoto il bacino dall'altro. Così. Muy bien. Adesso indietro le braccia, avanti, indietro, avanti, vado giù e molleggio, vado giù e molleggio. Io inizio perché mi devo scaldare, che qua ho il riscaldamento spento, che siamo così, riscaldamento spento, no? In realtà è rotto il termostato, ma lo stiamo per mettere a posto. Frasina, impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. Già con la frasina sono già carico a molla. È di Muhammad Ali. Si parte, ragazzi. Killer abs. È un abs nuovo oggi. Killer abs, 20, 10, 20, pausa 10. Poi invertiamo gli esercizi. Plank dinamico, Karate Kid, plank dinamico. Al secondo giro sarà Karate Kid, plank dinamico, Karate Kid. Plank dinamico, Karate Kid, plank dinamico. Si parte in 3, 2, 1. Via, plank dinamico 20. Vi voglio carichi. Ho messo Karate Kid come secondo esercizio. Pensate quanto sono carico oggi. Forza. 5. Hop. 2. 1. Karate Kid. Do la cera. Tolgo la cera. Do la cera. Tolgo la cera. 3. 2. 1. Plank dinamico. Via. Hop. 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 Carichi a pallettoni oggi. 10 secondi. Ancora 5. Forza. Tieni il mio ritmo. 1. Pausa 10. Facciamo gli stessi esercizi ma invertiti, ovvero Karate Kid 20, plank dinamico 10, Karate Kid 20. Via. Do la cera. Tolgo la cera. Do la cera. Tolgo la cera.
e via. Op, 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 op. Killer abs, ve lo ricorderete? Uno, plank dinamico, vai, 10 secondi questo e basta. Solo 10 di plank dinamico. 1, 20 secondi, Karate Kid, do la cera, tolgo la cera, do la cera, tolgo la cera e via. Poi abbiamo 30 secondi di pausa, poi sono stato buono. 1, pausa 30. Oggi così, boom 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 boom. Crunch, crancia libro, crunch, secondo giro, crancia libro, crunch, crancia libro. Quindi partiamo con del crunch. Già mi sdraio. 5 secondi. Via, 20 secondi di crunch. Poi 10 di crancia libro. Forza, 10 secondi ancora, lo tengo, 5, poi ho crancia libro, 10, 2, 1, crancia libro, forza, apri e chiudi il libricino, 1, giù i piedi, crunch, forza, forza che lo tieni, sono 50 secondi di fila di lavoro. 8, 5, 2, 1, pausa, pausa 10, ora abbiamo crancia libro, crunch, crancia libro, 3, 2, 1, via, crancia libro, gambe ben dritte, mi apro, mi chiudo, mi apro, mi chiudo. 5, oggi mi sento in forma, oggi mi sento carico. 1, piedi a terra, crunch. Hop, hop, hop. 3 secondi. Crancia libro. Dai, dai tutta. Dai del gas. Lo tengo. 8, ci siamo, 1, pausa 30, secondo giro andato, partiamo col terzo, qua abbiamo reverse crunch nei 20, lying leg nei 10, di nuovo reverse crunch nei 20, poi li invertiamo. Reverse crunch, lying leg. L'addome brucia, 2, 1, via, reverse crunch. Per bene, così. Gambe dritte, su e giù. Hop. 5 secondi, poi lying leg raise. Cos'è che mi pizzica qua? Ora lying leg raise e sul bacino, reverse crunch e sul bacino, ora reverse crunch di nuovo, brucia l'addome, brucia, brucia l'addome, dai, è un pochino brucia, ma va bene, l'addome si lavora a sfinimento. 2, 1, pausa 10. Ora nei 20 secondi sempre il lying leg, nei 10 il reverse. 2, 1, via lying leg. Forza. E su quel culo. Hop sul culo. Hop. 8. 5. 1. Reverse crunch. Tre,
3, 1, su, via, 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 12, 8, dai che l'addome, cominciamo a lavorarlo già per quest'estate. Pausa 30, ultimo giro, cross crunch e bicycle che si alternano. Come va? Come va? Ciao Sere! Ciao Sere! Cross crunch e bicycle. Cinque nei 20, inizialmente il cross crunch. Quindi gomito e ginocchio opposto, via. Cerco di andare a ritmo. Boom, 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 boom. Via, via. Hop, hop. Forza. Poi il bicycle, ovviamente facciamo più o meno la stessa cosa, ma con le gambe non a terra, per cui piuttosto. Ora bicycle, dai. Tac, 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 tac. Via. Due. Uno, cross crunch, tac, hop, 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 12 secondi, 8, 3, 2, 1, pausa 10, ora abbiamo nei 20 bicycle, io sento l'addome che brucia, ma va bene. Nei 20 bicycle, nei 10 cross crunch. Via, nei 20 bicycle. È l'ultimo blocco addome, eh? Poi partiamo con l'allenamento HIIT. Coi pesi. 5, 2, 1. Cross crunch. Forza. Forza così, 2, 1, bicycle, 15, dai, 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 che brucia, ma va bene, adesso lo spegniamo il fuoco, dai, 5, 3, 2, 1, bang l'addome, un applauso solo all'addome che abbiamo completato. Bevi, che ora c'è il fuoco. I pesi nel primo blocco non servono, li usiamo dal secondo blocco. Io intanto li metto qua, che mi guardano e già pensano a quello che dovremo fare dopo. Come è fatto adesso il workout? Sono 4 blocchi di lavoro, 4. Ogni blocco di lavoro ha una challenge, ok? 4 blocchi di lavoro, 4 challenge differenti. La prima challenge che andremo a fare è la più semplice per scaldarci, è la core challenge la prima. È così il circuito, il blocco, ok? 30 secondi per 3 esercizi, 30 secondi di pausa. Poi parte la challenge, che è 20-10-20, ok? I tre esercizi sono drop squat doppio piede, questo, skip biscotto, questo, roll to sit up, roll to sit up. Questi i primi tre. Core challenge ve la dico dopo. Eccoci qua, si parte, drop squat, doppio piede, 2, 1, via, 30 secondi, vado con le mani a toccarmi i piedi, hop, hop, la parte esterna, poi skip biscotto, intensità alta per un minuto e mezzo, 12, 8, forza, 5, 3, 2, 1, skip biscotto,
per bene lassù. Dai, dai, alta intensità, alta intensità. Che secondo me nella calza di tutti c'era del carbone. E quindi ci pensa Cotto a portarvi il carbone. Dai, che scherzo. 5, poi abbiamo un roll to sit up, 2, 1, a terra, mi arrotolo, salgo, saltino, mi arrotolo, salgo, saltino, forza, dai Befanine, dai Befanini, tutti assieme, hop, 8, 5, 2, pausa 30, non c'è ancora la challenge, non ti avevo detto questa cosa, si ripete, bang, si ripete un minuto e mezzo così, quindi prima vi mando il cuore qua e poi facciamo la challenge. Ma lo voglio qua al cuore prima, Drop squat, due piedi. 1, come on, hop, e aumento l'intensità, e aumento l'intensità. Dato che ormai siamo caldi, siamo delle stufe. Dai, 18, continua, hop, hop, e via, 12. Dai che lo tieni, io ne ho un casino. Ti dico solo questa, oggi mi sono svegliato carico a pallettoni. Via, skip biscotto. Hop, hop. Ginocchia e braccia alte. E aumento anche il ritmo. Boom, 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 boom. Vieni con me. Vieni al mio ritmo. Vieni al mio ritmo. Dai, 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 dai. 10 secondi. Forza. 5, non puoi mollare, se io vado avanti tu non molli. 1, roll to sit up, mi arrotolo, in piedi saltello, mi arrotolo, in piedi saltello. Le gambe potrebbero un po' bruciare, potrebbero, non è detto. Dai, 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 dai. Dai che dopo inizia la challenge. 1, pausa. Core challenge. Core challenge. Doppia coordinazione. Twist plank. Karate kid. 20, 10, 20. Doppia coordinazione. Twist plank. Karate kid. 3, 2, 1, via, doppia coordinazione. La core challenge è la più semplice fra tutte, tranquilli. Hop, che non sia mai che ci riposiamo troppo. Twist plank, così, 5 secondi e si va. Karate Kid. Ora do la cera. Oggi mi piaceva il Karate Kid, l'ho messo 2 volte. Maledetto me, maledetto me che metto il Karate Kid 2 volte. Forza. 5, 2, 1, pausa 10, si ripete. Cuore altino, doppia coordinazione, via, op, 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 op. Sto cominciando un po' a faticare, devo ancora rompere il fiato forse. 5, poi twist plank. 1, vai twist plank, destra e sinistra, forza, sculetta bene. Sculetta bene. 1, Karate Kid.
Do la cera, la tolgo, la diamo, la togliamo. Forza. Hop, hop, hop. E via, 8. 3. 1. Pausa 30. Questo era un blocco. Sono circa 6 minuti a blocco. Senza circa, sono 6 minuti a blocco. Adesso coi pesi. Knee to squat coi pesi, un solo peso. Il secondo non l'abbiamo mai fatto, guardate qua. Affondo laterale. Sollevo il ginocchio, cambio affondo laterale, sollevo l'altro ginocchio. Knee to squat. Parliamo a quelli. Via. Knee to squat. Affondo laterale più cambio. E il terzo, mi dispiace dirvelo, ma sono i burpee. Il terzo sono i burpee, sì, ve li ho messi. Dai. 8 secondi. 5. 1. Un peso. Affondo laterale destro. Sollevo ginocchio sinistro. Affondo laterale sinistro, sollevo ginocchio destro e continuo. Dai, questo è molto bello, ma bisogna andare pianino, bisogna farlo per bene. 8 secondi. 3, 1, appoggio il peso, burpee e via. Vuoi non mettere due burpee? Vuoi non mettere due burpee? Ma certo che li mettiamo. Dai, dai. 12 secondi dedicati a Marco, che lui è il ragazzo che fa i burpee in giro per il mondo. 3, 1. È il ragazzo che li ha fatti a Dubai, che li ha fatti da poco in montagna. Quello che fa gli anni oggi. Gli dedichiamo due burpee anche noi da queste location. Knee to squat di nuovo. Lo ripetiamo sto giro, ragazzi. Dai. Ci siamo? Via. Knee to squat. Non stavo calcolando il timer, vi ho fatto recuperare 2 secondi in più. Vabbè, vabbè, succede nulla, dai. Se può fa, se può fa. 12, 12, dai. Poi quello di prima, affondo laterale più ginocchiata. 3, 1, via. Affondo laterale, ginocchiata. Cambio affondo, ginocchiata. Cambio, ginocchiata, cambio, hop, sempre così, è abbastanza dinamico questo esercizio. Il cuore sta salendo, ragazzi, il cuore sta salendo, dai, 5 secondi, 1, appoggio il peso, burpee, dai, hop. Se vi può consolare, se vi sentite già a pezzi, io dopo questo, cioè dopo il workout che faremo, vado a correre. Quindi così, giusto per dirvi, farò un allenamento molto easy, qualche allungo. Pausa 30. Glutei challenge. Sumo squat pulsato, sumo jump, sumo destra e sinistra, 20-10-20. Si parte in 3, 1, sumo squat pulsato, qua sono senza pesi, quindi posso aumentare un po' la velocità
per 20 secondi questo, poi sumo jump, 5, ora sumo jump, cerchiamo di essere veloci, sono solo 10 secondi, poi sumo destra sinistra, 2, 1, sumo destra, sumo sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, forza, forza, 5, 3, 1, pausa 10, lo ripeti, sumo squat pulsato, andiamo, dai che stiamo per portare a termine il secondo blocco, ti ho detto che sono 4, 8 secondi, 5, poi sumo jump, 1, adesso sumo jump, solo 10 secondi, poi sumo destra e sinistra, 1, sumo destra, sinistra, destra, sinistra, forza sti glutei, che con push your limit, siamo nelle due settimane della glutei, dei glutei, focus glutei, 2, 1, pausa, terzo blocco, coi pesi sempre all'inizio, questo è il blocco della push up challenge, abbiamo push up and row, tee rotation più sollevamento peso, mezzo burpee e da quando siamo in quadrupedia, ok, mi tocco il ginocchio, partiamo da push up and row, 2 push up, row sinistro, row destro, 2 push up, row sinistro, row destro, push up, row, row, ancora, push up, row sinistro, row destro, push up, row e row, adesso rotazione portando sul peso, da un lato e dall'altro, forza, ancora 12 secondi, dai che questo è il terzo blocco, dai, non mollare, 3, 1, adesso mezzo burpee, tocco ginocchio, avanti, indietro, tocco il ginocchio, avanti, opla, tocco il ginocchio, avanti, in tre, tocco il ginocchio, hop, dai che lo tieni, 8, vieni con me, vieni con me, 1, pausa 30, ripetiamo, stiamo già stancando la parte alta, così arriviamo alla push up challenge, belli a pezzi, 2 push up, row sinistro, row destro, come va? Si parte in 5, 2, 1, finita la pacchia, push up, row, row, push up, row sinistro, row destro, ancora push up, row sinistro, row destro, push up, row 1, row 2, ancora push up, adesso abbiamo rotation più sollevamento, me l'ero dimenticato. Forza, ruoto e sollevo, ruoto e sollevo il peso,
10 secondi, poi mezzo burpee più knee tap. 5. Adesso mezzo burpee, knee tap, indietro, avanti, knee tap, indietro, avanti, knee tap. Dai che lo tieni, non mollare, eh? Lo tieni. Ce l'hai, 8. Forza, forza. Braccia sono stanche ma va bene. Pausa 30. Push up challenge. Push up. Push up plio. Circle push up. Push up plio è quello che mi lancio. Se non riesco, non lo faccio. Vado avanti a fare del push up. Mi raccomando, non facciamoci male. 3. 1. Vai, push up 20 secondi. Poi push up plio. Solo 10. Lo fanno solo quelli che si sentono tranquilli nel farlo. Gli altri vanno avanti col push up. Ora push up plio col saltellino. Op. 5. Ora circle push up da una parte e dall'altra. Vado giù a destra, vado a sinistra e risalgo. Vado giù a sinistra, vado a destra e risalgo. Questo è tosto. Pausa 10. Secondo giro sarà mortale. Secondo giro sarà mortale. Pronti? Dai, push up. Forza che stiamo per finire. Fortunatamente anche il terzo blocco. 5. 1. Push up plio. Mi lancio. Secondo giro. È complesso lanciarsi, eh? Ora circle push up. Giù a sinistra, vado a destra e salgo. Giù a destra, vado a sinistra e salgo. Sto sudando da fare schifo. Questo è tremendo. Pausa. È stato tosto questo, eh? Ultimo blocco. Coi pesi, burpee e snatch. Destro. Secondo, burpee e snatch sinistro. Via. Burpee, snatch destro. Tutti i primi 30 così, i secondi 30 burpee e snatch sinistro. Il terzo blocco running burpee. Per cui il quarto blocco avete già capito quale sarà la challenge. Ora burpee e snatch sinistro. E avete anche già capito qual è il blocco più intenso di tutti e quattro. Sicuramente il quarto. 12 secondi, poi running burpee, che vuol dire skip e burpee. 5. Ora appoggio il peso, skip. 1, 2, burpee. Ancora, 1, 2 e burpee. Via, 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. Hop, hop, e via.
Pausa 30. Questo blocco è tremendo. Questo blocco è tremendo. Davvero tremendo questo. Siamo pronti? Io no, ma riparto. Burpee e snatch destro. Via. Burpee, snatch. Burpee, snatch. Forza. Dai. Pensate al fatto che è l'ultimo blocco. Dai, 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 dai. 3. Burpee e snatch sinistro. Dai. Continuate. Se ho smesso di parlare è perché boccheggio. Dai. 12 secondi. Questo è tosto per tutti, Anche per me. 8. 3. Giù il peso. Skip e burpee. 1, 2. Burpee. 1, 2. E burpee. 1, 2. Burpee. 1, 2. E burpee. Forza, 1, 2. Burpee. 5 secondi. Facciamo l'ultimo. Pausa 30. Dai che siamo alla Burpee Challenge. Burpee Challenge. Burpee and Jump. Jump ginocchia alte. Che forse è il burpee più complesso di tutti. Snowboarder burpee. Running burpee. Ci siamo? Burpee and jump. Via. Burpee, jump. Burpee, jump. Che fra tutti i burpee è quello che proprio mi toglie il fiato più di tutti. 5. Dai, 2. 1. Snowboarder, burpee. Snowboarder e burpee. Adesso skip e burpee, che in realtà non l'avevo messo due volte, è che prima non era skip e burpee, prima era due push up e burpee, ma ho letto male, avevo letto questo. Pausa. Si riparte. Burpee e jump. Burpee e jump. 8. 5. Dai che ci siamo. 2. Snowboarder. Burpee. Snowboarder. Burpee. Dai, dai. Running. 1, 2. Burpee. 1, 2. E burpee. Dai, dai. 5 secondi. Bang. Da un po' che non mettevo un workout così complesso. Almeno io lo sto accusando un casino. Non so voi. Non è finita. Non è finita. Adesso c'è l'EMOM. La calza di cotto,
lo chiamo Emum la calza di cotto, cioè che cosa ho trovato stamattina nella mia calza. Premessa che sono 8 minuti, l'ultimo minuto è quello che ha trovato Marco per il suo compleanno come regalo di cotto. Per cui, visto che dopo non avrò fiato per dirlo, l'ottavo minuto, noi ci fermiamo un minuto. Marco, che fa 36 anni, ne fa 36. 36, Marco, hai capito bene, 36. È un emom non a ripetizioni, ma a tempo. Tutto un minuto di lavoro. Abbiamo 4 minuti di lavoro. Pausa un minuto intero, 3 minuti di lavoro e abbiamo finito. Il primo è Jumping Jack. Un minuto di Jumping Jack. Questo è quello che c'era nella mia calza. Un minuto di Jumping Jack. Per scaldarci. Via. Che sono poi un po' gli esercizi che mi piacciono, no? Io Jumping Jack, anche quando faccio dei miei circuitini a casa, me lo metto sempre perché è un bellissimo modo per attivarsi, per bruciare, per sudare. 40 secondi, 4 minuti di fila di lavoro, preparatevi, saranno tosti. Il secondo è lo snatch, 30 secondi snatch destro, 30 secondi snatch sinistro. Quindi prendo il peso, mi preparo fra un po', 20 secondi ancora. Dai, 12, ce l'hai, opla, ho fatto un frontale, ho fatto tamponare dalla colonna, 2, 1, prendo il peso, snatch destro, 30 secondi, snatch destro, 30 secondi, snatch sinistro, forza. Ognuno è libero di andare al suo ritmo. C'è chi può andare più piano di me, c'è chi può andare come me, c'è chi può andare più veloce di me. Fate vobis. Cambio mano. Snatch sinistro. Il prossimo blocco da un minuto è il swing. Un peso. Quindi il terzo minuto dell'emom. È un minuto di swing. Otto secondi. Tre. Uno. Swing. Dai. Un minuto. Su e giù il peso. E via. Anche swing un minuto. È bello intenso. E questo è un altro esercizio che uso spesso anch'io quando faccio i miei circuitini a casa, così a caso, quando non so, una mezz'oretta che mi devo comporre un circuito. Swing e jumping jack sono due esercizi che mi metto spesso. Il quarto, scusate, è lo squat con un peso solo che tengo davanti e faccio un minuto di squat. 15 secondi ancora di swing, forza, 10, 5, 2, 1, un peso in mano, squat, tutto il minuto in squat, dai che questo è il quarto minuto, fatto questo siamo a metà dell'emom. Il quinto minuto, come vi avevo detto, è pausa. Però, c'è sempre un però, sto a voi giudicare la vostra pausa. Cioè, nella calza trovate solo dolci o carbone. Nella mia calza, quest'anno, c'era anche un po' di carbone, per cui
pago il mio carbone invece che con un minuto di pausa, io lo pago con un minuto di plank. 5 secondi, voi potete scegliere. 1, via, o pausa o plank. Ognuno è giudice di se stesso, ognuno giudica il suo anno in base a come pensate di essere stati con voi stessi, con gli altri, con i vostri parenti. Quest'anno scegliete pausa o plank. In base magari anche a quanto siete stati cattivi, potete non fare tutto il minuto, anche solo 10-20 secondi. Io faccio il minuto. Ne ho preso di carbone quest'anno, ne ho preso. Poi torniamo jumping jack di nuovo. Fra 20 secondi. Io non so se voi stiate facendo pausa o stiate facendo plank. Se state facendo plank, è un EMOM 8 minuti in cui si lavorano per tutti gli 8 minuti. Quindi un EMOM bello intenso. 3, 2, 1. Subito in piedi. Jumping jack un minuto. Forza. Dai che questo EMOM 8 minuti ve lo ricorderete a lungo, secondo me. Ve lo ricorderete a lungo. Dai. Forza. Il prossimo blocco da un minuto è il sit-up. Trenta secondi, forza, poi sit up un minuto, 20 secondi, ci siamo, e io tampono sempre contro la colonna lì dietro, 10, 5, 3, 2, 1, adesso sit up, un minuto intero di sit up, forza, hop, 50 secondi, un minuto intero di sit up e via. Questo è l'ultimo minuto un po' più easy, è il penultimo minuto, poi abbiamo l'ultimo minuto in cui tutti facciamo un minuto di burpee. Ognuno va al suo ritmo. Marco ne fa 36, indipendentemente dal minuto. Forza. 12 secondi. Forza. 8, poi tutti in piedi a fare i burpee. 5. 1, ultimo minuto, vai di burpee, qua non c'è un numero, qua vai avanti, qua fai tutto il minuto intero di burpee. Io intanto ti parlo, ok? Così capisci quanto stiamo andando avanti in base al mio fiatone. Quando sentirai un mega fiatone vuol dire che siamo quasi in fondo, ok? Dai! Buona notizia, sono già passati 30 secondi. Forza. Dai che lo tieni. Dai che lo tieni. 22. Poi abbiamo finito. Forza. Dai che lo tieni un minuto di burpee. Non è niente un minuto di burpee. Non ho ancora il fiatone, ma manca poco lo stesso. 10. Forza. Forza, forza, forza. 5. 2, facciamo l'ultimo. Bang! Buona Befana a tutti. Come va? Come va? Che sudata! 435 calorie, me le scrivo subito. Frasina, poi stretching. La vita non è aspettare che passi la tempesta. La vita
è imparare a ballare sotto la pioggia. Buona Befana. Spero di avervi fatto divertire e sudare. Stretching. Prendo il piede destro e tiro. Io oltre ad aver sudato mi sono anche divertito un bel po'. Forza. Prendo il piede sinistro e sto lì. Adesso devo mandare un po' giù il cuore. Gli 8 minuti finali ci hanno secondo me un po' massacrato. Gambe aperte, braccio sinistro su e vado verso destra. E sto un po' lì. Forza, Intanto vi saluto con la manina. Cambio lato, destro su e vado a sinistra e mi tiro. Per bene lì così. Torno giù, piedi uniti. Vado a prendere i piedini. Respirate che mandiamo giù il cuore. Pensate che io adesso vado a correre. Chi è che viene con me a correre adesso? Mi diverto. Tanto non ho mica sudato. Torno su piano piano. Prendo la testa con la mano destra, la tiro leggermente. Tiro piano piano il collo verso destra. Piano piano il collo verso sinistra. Ok. Ragazzuoli, io vi saluto. Buona Befana. Le feste stanno per finire. Godetevele. E niente. Ci rivediamo la settimana prossima. Sia per Push Your Limits settimana 2, che sarà tosta come la prima. E poi diciamo per le altre dirette. Che corsa consiglio? Io faccio 45 minuti leggeri. Sono 20 minuti di riscaldamento, quindi corsa piano. Poi faccio 10 allunghi alla massima velocità da 100 metri, con pausa di 45 secondi fra un allungo e l'altro, 5 minuti piano, 5 minuti in allungo veloce, 10 minuti di defa. Questa è la mia corsa di oggi. Ciao belli!